Bene. Peppe! Peppe! Arrivo, arrivo! Ma che stavi facendo? Ciao! Buongiorno a tutti. Ho trovato un po' di traffico nell'anticucina. Ah, ok. Sì, ho giusto per venire qua. Vabbè. Però metto subito vabbè. Il grembiule così. Io sono Gemma e lui è Peppino. Peppino in cucina. Ah, ma vedo una marea di roba. Che facciamo oggi? Oh, mamma mia, come sono contenta! Che facciamo? Che facciamo? Noni, sono contenta che più contenta non si può. Allora, io, che quando ero piccola non ero particolarmente esperta, cioè non è che poi col tempo abbiamo fatto tutti i progressi. Comunque, insomma, l'età qualche cosa ha aggiunto. Ha migliorato. Io stravedo per le polpette, cioè io per le polpette stravedo. Ogni volta che mi dicono che cosa prepariamo, facciamo le polpette. Infatti a casa mi dicono già, vabbè, sono buone i polpette, però vabbè. Comunque, quando ero piccola e facevano queste polpette, io proprio la gioia, l'entusiasmo, era come un giorno di festa. E che mi sedevo a tavola e aspettavo. E prendevo le polpette, poi me ne prendevo un'altra, poi me ne prendevo un'altra. E il coro, mamma, zia, nonna, Gemmina, sono troppe! E poi a tavola che cosa ci portiamo? No, esatto, da tutti i mangi tutte, poi a tavola chi porta? E io sono troppe. A un certo punto ho pensato. Vabbè, dice mamma, te le do io le polpette, quante ne vuoi? Troppe, ne voglio troppe, così dico vi prego, mi dite che me ne voglio, io ne voglio già troppe di mio e andiamo avanti. Beh, allora, prepariamo queste polpette. Prepariamo queste polpette, abbiamo la carne macinata di vitello, perché a me piacciono così, e quindi se a me piacciono così, il pane l'abbiamo già ammollato. È fatto, io lo ammollo addirittura la sera prima e lo lascio poi scolare tutta la notte. Ecco. Io nell'acqua, perché... O nel latte, molti nel latte mettono nel latte. Sì, nel latte, ma non so perché, sinceramente. Come il baccalà veneto, no? Che viene spugnato nel latte. Sì, vabbè, ma quello c'ha un senso, ma queste sono cose che ognuno... Senti, me lo munni quest'aglio, per favore? Sì, che... cara. Me lo munni? Ma le polpette che mi lavo le zampe? Polpette, polpettone, polpettine. Ah, dai. Ma... In tutte ma le forme. Ma fanno subito festa. E poi, naturalmente, aggiungiamo il prezzemolo, le uova, parmigiano e pecorino. Io parmigiano e pecorino, voi aggiungete un po' quello che una volta nell'economia domestica garba. Si mettevano in questi impasti tutti i formaggi rimasti, no? E infatti come insomma sarebbe dopo, le polpette vanno mangiate a casa. Le polpette sono domestiche. Senti, lo metti là dell'olio, dell'aglio, sì, olio, aglio e peperoncino, che vedi, cominciamo vedi a fare... Vedi la quantità di olio che Vai, che è dobbiamo necessaria. Fare il sugo. Dobbiamo preparare il sugo. Ok, va bene così. E mettici un altro aglio, tiè. Mettici questo che intanto io... Allora... Vai. L'accendiamo? L'accendiamo. Questo. Perfetto. E poi lo mettiamo anche... una palettina. Yes. Ecco. Ne abbiamo un po'. Quindi... Ti serve un altro... Un altro aglio. E lì anche... Simone è stata tirchia, il peperoncino non me l'ha dato. Quanto è brutta Mafalda di casa. Una Mafalda. Pensa che a casa mia l'aglio è bandito.
Non l'usate? No. No? No, non si usava. Non vi garba. Io continuo a non usarlo. Ah. Mia sorella invece lo mette dappertutto. Eh sì. E mi vuole convincere che lei non lo usa. Imbrogliona. Imbrogliona. La polpetta è il tipico piatto domestico. Dice, mai mangiare le polpette al ristorante. Mai mangiare le polpette in fondo è sì, è vero, sono così buone, però è proprio il classico piatto di recupero, per cui sì. Uno se ha delle cose nel frigo le aggiunge. Ora, se aggiungiamo le cose che sono nel frigo di casa mia e di casa tua, tutto bene. Quella del ristorante, però non lo so, lì devi andare a fiducia, è un po' come dire. Però in certi posti si va proprio a mangiare le polpette, sì, il polpettone, sì, certo, certo. Sì, vabbè, di Roma, insomma, di Milano, insomma. Ovviamente ognuno fa come crede. Ora mettiamo due uova qua perché la quantità di... E mi devo rilavare le mani, ma questo. Beh, appena è un po', aggiungi il pomodoro. Pomodoro. Tieni. Che intanto lo prendiamo. Yes, arrivo. Arrivo. Spiri Gonzalo. E se mi passi il pepe nero, perché per me il pepe... Guarda, quello dov'è? Piccolo là, che non mi hanno regalati... i puffi, mi ha regalato il gigante questo. Non lo vedo. Vedi questa mazza da baseball? Questa cosa pratica. Da beh, sta bruciando. Sì, no, sì, no. Sì. Siamo riusciti a fare i fuochi d'artificio. Va. È un piatto scoppiettante. Sì, assolutamente scoppiettante. Perché magari se lo facciamo un po' raffreddare l'olio prima di fare questa cosa ciota che ho fatto io ora, tutto questo scoppiettamento con... Ma la cucina questa. Sì, però evitiamo magari di sporca cucina. Non sono cose di poco conto per chi cucina, riuscire ad organizzarsi per evitare di lavorare sine die. Sale e mettilo qua per favore, perché deve bollire velocemente questo. Qua aggiungiamo il sale. Io ho bisogno di un'altra resina perché sennò questo mi cade. E impastiamo. Ecco qua. La prima polpetta. Sì. Ma là ci sono le presine. Vabbè. La prima polpetta che compare, diciamo, nei testi è quella di Mastro Martino. Ma non era una che era un gastronomo, diciamo, 400, ma non era proprio una polpetta. Era una sorta di fettina di carne con un piccolo ripieno, poi così infilata e arrostita, però viene definita polpetta. E diciamo che questa è la prima volta che sentiamo parlare di polpetta, dopodiché questa preparazione viene sostituita dalla carne macinata che fa il suo successo e che nelle tavole degli italiani diventa proprio un piatto di tradizione nostra, è un piatto italiano a tutto tondo. Una cosa divertente è che Pellegrino Artusi ha scritto: le polpette le possono fare tutti, anche i ciuchi. Anzi, probabilmente ce l'hanno insegnato e tramandate proprio loro. Io dico che è vero che le polpette le possono fare tutti, come tutti possono fare tutti. Non tutto viene buono però. Non tutto riesce, quindi ci vuole la passione nella cucina.
affinché un piatto faccia la differenza. Senti, lo dovresti mettere tu questo pepe nero, per favore, perché io ho le mani un poco a me ma conti. Vai. A questo punto c'è da dire una cosa, che la polpetta, ancora un altro poco poco, che l'impasto della polpetta, grazie, è come i pensieri, deve riposare, deve riposare, e come i pensieri, dopo il riposo viene sempre molto molto meglio. Noi il tempo di far riposare questo impasto non ce l'abbiamo, però voi potete farlo, provate, perché fare riposare la carne con tutto questo, con tutto quello che ci mettiamo dentro, con gli odori, i sapori, tutte le cose, se ne giova. Se ne noi, noi invece ora polpettiamo, e il nome deriva proprio dalla polpa, dalla ciccia. Una cosa carina, carina, che mi piace assai, è... non so se avete visto Lilli e il vagabondo, se non l'avete visto, è un film di Walt Disney che merita di essere visto, dove ci sono Lilli e il vagabondo, che sono due cuccioli di cane innamorati di diversa estrazione sociale. Niente che davanti alla condivisione di un piatto di spaghetti e polpette non possa essere superato questa differenza sociale. E infatti Biagio, che è il vagabondo, alla fine, quando è finito il piatto, l'ultima polpetta la lascia per Lilli, l'ultima polpetta la conserva Lilli. Questo acclarando un famoso detto, che ce ne sono tanti per le polpette, ecco, quando bolle, io, per me è così, quando comincio a bollire che il sugo ha diciamo acchiappato l'olio e ha proprio, è al massimo del suo bollore, noi possiamo mettere le nostre calare le polpette, perché tra l'altro le polpette al sugo è un piatto calabrese, mentre i famosi... Ah no, stavo finendo, scusatemi, questo fatto acclarare questa cosa di Lilli e il vagabondo, perché il vagabondo lascia la polpetta a Lilli, perché le polpette non si dividono, si condividono. Ecco. Certo. E come diceva da Bove, che è un... maestro birraio di birra artigianale, uno dice, le polpette, non esiste la polpetta, esistono le polpette. Quindi Gemmina aveva ragione quando diceva troppe. Ne voglio troppe, non perché si può dire una, due polpette, si riferiva alle polpette. Ma stiamo scherzando, ma stiamo scherzando davvero. Sì, ho visto questa, perché quando ci sono le polpette non si fanno con la carne macinata, ma si fanno, non lo so, con gli avanzi dell'arrosto, con gli avanzi del lesso, prendono nomi diverse, le chiamiamo, cioè sembrano polpette, ma in effetti quelle con gli avanzi dell'arrosto hanno ormai una denominazione comunale, un piatto milanese, si chiamano mondeghelli o mondeghini, e sono squisiti. Sono più buoni. Sono squisiti, sono un'altra cosa, non sono più buoni, mai niente più buono del nostro piatto. E invece in Veneto lo fanno con gli avanzi del lesso, e il nostro piatto tipico delle polpette è questo, le polpette al sugo. Al sugo. Eccole qua. Ora io, e se tu comunque porti una gavitina di polpette al sugo a tavola, tu dici che ne rimane? No.
La più difficile, a me non mi è mai successo. Si litiga appunto sull'ultima. A me non mi è mai successo. A casa nostra c'era il giorno delle polpette. Ecco. Scusate. Giovedì? Ma nonna aveva un menù settimanale stabilito. Pure nonno. E ogni 15 giorni c'erano dei piatti che comparivano a rotazione. Allora, il giorno delle polpette noi mangiavamo polpette fritte a pranzo e la sera polpette al pomodoro. Sì. Con le lamentele di mio padre che diceva che mangiavamo la stessa cosa nella stessa giornata. Però poi le mangiava. Ma chi è che non le mangia? Era ma giusto da... per criticare la suocera. Cioè, posso capire i vegetariani, i vegani, ma noi onnivori, diciamo così, io mangio molta poca carne, però sulla polpetta, come vi dicevo prima, non posso resistere. Mette d'accordo tutti quanti. Se Mariuccio mio fa vedere, attende, mi prendono in giro perché dice che io ho questa particolarità spiccata per Mario e Renzo. Ma come potrebbe non essere? Potrebbe essere diversamente. Sono i miei compagnucci di viaggio, mi aiutano, mi sostengono, mi. Quindi Mariuccio mio riesce a prenderlo questo questa polpetta che so bolle. Sono una polpetta. Io sono una polpetta. Poi poi a me piacciono tenere, cioè certo. A chi piacciono tenere, a chi piacciono più dure, e questo vi regolate. Se le volete più tenere mettete il pane bagnato, se le volete un poco più consistente aggiungete un po' di pan grattato che asciuga l'umido. Insomma, questo secondo ma i quando, gusti, per carità. Ma quando prepari la pasta al forno le polpettine le fai? Le friggi prima o no? Quando preparo la pasta al forno, sì, io le friggo prima, non le friggo, certo. Non le metto nel sugo. Quando prepariamo la pasta al forno che friggiamo le polpettine, è così. Zia prepara le polpettine e io, Pietro e tutte si mafalde, una di qua, una di là, una... Ve ne dovete andare! Perché tutti mangiano. Ma che profumo tenera la polpettina fritta alle 11 sì. di mattina quando tu dici, mamma mia... non si può non. Ma anche questa alle 11 può non rimanere nel, no? Nel piatto. Può anche questa. No. Cioè, e tra l'altro, amici miei, siamo riusciti a farla anche chiacchierando in 20 minuti. Quindi è vero, la cucina vuole tempo. Ma soprattutto organizzazione e voglia di fare. Poi certo uno poco bisogna pulire, però eccole qua le nostre polpette. Che profumo! Eccole qua. Intanto loro continuano ad andare, però vi assicuro che sono già pronte. Mo il problema è il capo brigata. Perché qua la polpetta il capo brigata, e non lo so come lo vedo con la polpetta calato sugli occhi per nascondere le polpette, la vista delle polpette, mamma mia, mentre era indifferente di solito negli altri Adesso quella non te la posso dare perché c'è l'uovo, perché c'è il pepe nero, ci sono cose che per te non vanno bene, però ti giuro che ti faccio la polpetta oggi, giuro. Beh, gli altri vanno bene. Parola di Boy Scout. Vogliamo salutare? Vogliamo salutare che tu c'hai da fare, che mamma ti deve fare la polpetta. Sì, dice dai, buona polpetta a tutti. Ciao. Che io ora me ne devo andare perché c'ho parecchio da fare. Ciao! 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 Ciao.